state? Emma, saluta! Buongiorno, io già sono all'opera, polpettine col sugo per i bimbi da portare, ho impastato, mezzo impasto per fare due focaccine, così in piscina non so cosa vendono, sicuramente c'è il bar, la ristorazione, però sapete che i miei figli non mangiano niente, quindi ho detto mi faccio due polpettine per loro e noi prendiamo qualcosa lì. Io sto con un tremendo mal di pancia perché devo avere il ciclo, quindi sto proprio male male, mi ho detto a mia sorella portami qualcosa, mi prendo qualcosina. Niente, sono le 7, ancora devo infornare le focacce, alle 8:30 giù, precise, perché mia sorella è precisa, quindi ora mi devo sbrigare, metto un po' il telefono in carica e niente, e poi ci aggiorniamo tra un pochettino questa avventura di oggi, vediamo un po', ci faremo due risate sicuramente. Sei pronta? Brando? Eccoci qua, siamo pronti? Andiamo. Brando? Ciao! Ciao! Piano piano. Grazie, bacino. Piano. Auguri. Grazie. Andiamo? Allora, siamo arrivati in piscina. Emma? Emma? Ciao, ciao. Ciao. Brando? Ciao. Ti piace la piscina? Dove sta? Sì. Ora io mi sto rilassando. Oh, bello oggi, relax. Brando? Ciao Emma, hai visto che bella piscina? Uè, buttati in piscina, dai, vai a nuotare. Monello, Brando, ciao. Pausa merenda. Ciao Anna, apri, veggi good, veggi good. Brando! Ciao! Ciao! Emma! Ciao! Per me? Regalo dell'onomastico! Da parte dei nonni, di tutti, l'ho scritto da parte di tutti. Ah, vai che ci sono. Vabbè, la cosa è fatta bene. Che si può buttare? Sono sei. L'ho messa là dentro, poi le devo buttare. Abbiamo mangiato, ma come erano le polpette? Buone? Brando, erano buone? Ah, ecco qua allora. Io ho paura di vedere. No, non è calmo. Sì, buonissimo. Mamma ha detto roba da corretto. Pensili di pasticceria, perché faccio le torte io? I biscotti, è una taglia a biscotti. No, questo è pure per fare i cosi, i panzerotti. Rosa. Ah, i panzerotti. Ah, prima cena a casa i panzerotti. Bella! È una maschera roll-on. A moda. Pure io. Non lo so, che si mette così con il roll-on. Tipo ocre, tipo... Chissà com'è? Ma il pezzo forte? Mo che ti sposi ti servirà? Il portareggiseni! Vedi che è utile, poi mi dirai Daniele usato, è comodo. Pure i costumi puoi mettere. Hai visto come? Hai visto com'è comodo? Ehi, non lo rompo. Vedi che l'ho pagato quasi 3 euro, non lo rompo. Mica i reggiseni qua dentro ci metti i calzettini che ogni volta si perdono. Vedi, hai visto? Ha trovato l'utilità. Poi c'è, vedi, vediamo. Cioè, ha scritto Emma. Allora,
Vabbè, diamoci il vero regalo. Ci metto dentro. No, che stanno per i panzerotti, è bello. È buoni, hai visto? Almeno qualcosa di utile. Per zia. Guarda, bella. Non ci ho pensato. Buon onomastico da tutti. Fate la tua vita un sogno e del sogno una splendida realtà. Auguri. Quanto è bello. Hai visto che carino? L'abbiamo trovato ieri. Grazie. Il buono da Candida, che abbiamo fatto? No, Sadivarius. Sadivarius. Grazie a tutti. Eccoci qua, siamo al giorno dopo, ieri non ho chiuso il video. Allora, purtroppo ieri poi Emma è stata male, col sangue dal naso, troppo caldo e io già lo immaginavo, perché quando vado di mattina purtroppo il sole ha un picco diverso, no? È più caldo, è più intenso, quindi è normale che dopo un po' di ore al sole, giustamente, anche se stai sotto l'ombrellone, quelle cose là, è diverso, quindi capita sempre. Infatti ho detto basta, per quest'anno è andata, perché comunque siamo già andati a Carisiland e più questa piscina, se vado ad agosto, adesso vediamo, magari proprio nell'ultimo periodo in cui il sole è un po' più lento. E quindi purtroppo ci siamo fatti tutta la strada, perché questa piscina era Statte, per chi conosce, diciamo, Taranto, tutta la strada Statte Taranto con Emma col sangue dal naso. Poi mettevo la crema faceva caldo, scendeva subito e continuava a uscire il sangue, quindi insomma è stato un pomeriggio proprio brutto. Poi vabbè, alla fine siamo riusciti, siamo tornati, adesso sta bene. Tranquilla, insomma, stamattina si sentiva un po', ha detto mamma mi sento un po', però non è uscito. Io ho messo subito la crema a tappare, insomma, almeno a cicatrizzare un pochettino. Purtroppo è un problema che ha per ora, sto facendo le varie cure, devo dire che quest'anno molto meno, è meno frequente, però purtroppo c'è. Ecco, comunque ieri siamo stati bene, siamo rilassati molto, è una di quelle piscine dove ti rilassi, sicuramente non c'è divertimento, però c'è relax. Siamo stati bene e niente, oggi pure andiamo a mare, stamattina ho fatto un po' di spesa, vabbè lo vedrete nel prossimo video, quindi è inutile che vi racconto, vi do le anteprime. E questo, comunque è una piscina carina, quindi se vi interessa stare un po' in tranquillità andate. Ovviamente non c'è nulla per i bambini, quindi se volete una piscina divertimenti no, è sconsigliato ovviamente. Questo, io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!